Da alcuni anni collaboro con la Fondazione 3M in qualità di critico e di storico della fotografia per organizzare e distribuire mostre fotografiche. E quando 3M ha acquisito Ferrania, ne ha acquisito anche un importante archivio fotografico. Nell'archivio della 3M si conservano le mostre che sono state realizzate, quindi il mio compito è quello di distribuirle nei musei, negli spazi espositivi, nei festival che li richiedono. Alcune delle mostre sono mostre monografiche. Cito quella di Elio Luxardo, che è stato un importante ritrattista italiano, tanto per dirne una, Miss Italia vinceva, fra le altre cose, un portfolio da lui realizzato. Gitta Karel, che era una fotografa ungherese che si era trasferita in Italia, che ha fotografato, anche se non soltanto, gli uomini del potere economico-politico negli anni che vanno fra gli anni 30 e gli anni 50. E poi una mostra che ho organizzato tempo fa e che è stata particolarmente soddisfacente, una mostra su Giovanni Verga, che oltre a essere lo scrittore verista che tutti conosciamo, era anche un appassionato di fotografia e realizzava delle immagini che erano in sintonia con quanto lui aveva scritto. Recentissima, per esempio, è una mostra che si chiama Diventeranno famosi e che raccoglie le fotografie che venivano spedite dai fotoamatori del tempo a Ferrania, la rivista fondata nel 1947, che le pubblicava, alcuni di questi autori sarebbero poi diventati famosissimi, si sarebbero affermati a livello internazionale.